chiamata al mondo, cioè il segno del tuo passaggio. Ok, mm-hmm. Che messaggio può portare la tua presenza qui sulla terra, quello che rimarrà poi? Bah, rimanere aperti a ogni genere musicale. Questo per quanto riguarda la tua professione, ma elevandoci a un livello più umano, tra virgolette, universale? Ne hai dati tanti nel corso di questa nostra chiacchierata. Bah, direi, la libertà, la passione, direi mai smettere in certi punti della propria vita, mai chiudere quel bambino che è in noi, mai chiudere la nostra curiosità in qualche modo. Nonostante i generi cambino, nonostante il mondo cambi, i valori cambino, c'è sempre un lato umano che fa di noi qualcosa diverso dal telefonino. E io credo molto nelle emozioni, sono la forza motrice, la forza motrice di quello che non riusciamo più a dire. E penso che siano la forza di quello che potremmo dire. Il bello di essere spontanei sempre, fedeli a noi stessi. Oggi viviamo in un mondo di maschere, perché la vetrina ci impone di avere delle maschere, che poi alla fine questa vetrina ci fa cadere quelle maschere che abbiamo, perché io penso che oggi nei social si vedono più in realtà le persone come sono di come vogliano apparire. Penso che oggi il social sia ti dà la possibilità di vedere veramente cosa sono le persone, perché le vetrine fanno di tutto per mettere in mostra quello che sono. Cioè oggi mettiamo in mostra quello che siamo con i selfie, con i video, dobbiamo farci dei selfie continuamente. Ma quanto di vero c'è in tutto questo secondo te? E quanto invece è costruito per creare il personaggio, l'influencer o accattivarsi la simpatia attraverso chiaro, like, commenti? Chiaro, perché hai bisogno di... Ma è verità questa? Cioè è verità traslata in un'epoca in cui è cambiato il modo di comunicare, oppure un altro modo di mascherarci per ottenere un risultato? Sì, è un modo di mascherarci sicuramente, perché magari non vorremmo far vedere quello che non siamo. Ecco. Ma in realtà è proprio questo far vedere quello che non siamo che ti che fa ti capire, dà l'idea di quali che ti maschere, fa capire, certo, esatto, che ti fa siamo. Capire cosa c'è dietro la maschera. A mio modo di vedere è questo. E per noi che siamo venuti così dalla spontaneità delle cose, dal conquistarsi le cose giorno dopo giorno, cosa vuoi, io ho dato una parte di me con la musica in qualche modo, il mio modo di poter proporre la musica anche parlando, non solo mixando, perché anche lì c'è un modo di proporre la musica parlando, un modo di proporla mixando, e un modo di proporla facendo ballare e un modo di proporla facendola ascoltare. Quale di queste modalità è più vicina a Leroy, o meglio a Gianfranco? Oggi si corre troppo anche con la musica, oggi non balli più, oggi corri. Il prossimo passaggio che farò nei miei prossimi anni, se avrò la fortuna ancora di poter suonare, sarà proprio quella di proporre la musica per essere ascoltata. Se vuoi ballarla, la balli ascoltandola. Cioè, noi dovremmo ritornare a trovare la magia nella musica che avevamo ancora negli anni 70-80. Credo che per ritrovare quella magia sia necessario un ingrediente che sta un po' evaporando, ed è l'attenzione, il vivere proprio nel qui e ora, il godere il momento senza pensare a quello che farai più tardi o ascolterai più tardi, rimanendo proprio nel solco. Una volta si esternava comunque comunicazione, perché eri al microfono, parlavi, incontravi tanta gente. Adesso incontro meno gente, passo un po' più tempo ad ascoltare da solo, ad ascoltare cose che non propongo mai nelle feste che faccio, per cui ecco, io vorrei tornare in un prossimo futuro a proporre quelle cose che io ascolto. Ti piace, non ti piace, pazienza, fatevene una ragione, questo sono io. E questa è la conclusione perfetta per questo appuntamento con Ondina, che aspettami un attimo, aspettami qui, tu rimani qui, intrattieni i nostri non mi follower, muovo, okay. Non muoverti. Vediamo cosa sta combinando adesso, speriamo. Vogliamo raccontare qualcosa, ma tanto io tra pochi secondi sono già arrivata. Eccoci qua. E che vedevo dire? Ragazzi, sarà una cosa... Nel frattempo vedo che sta... Dai! È arrivata la mascotte, Ondina. L'appuntamento è alla prossima. Iscrivetevi al canale YouTube Jasmine Laurenti, ricordatevi di attivare le notifiche, così rimaniamo sempre, sempre insieme e il viaggio prosegue e continua. Intanto grazie lì per essere stato dei nostri. Ah, che spettacolo! Sei uno spettacolo tu!
È stato un piacere. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.